Il nostro immaginario collettivo viene però costantemente fissato su una leggenda molto lontana, molto diversa, e intanto in quanto leggenda ognuno ci mette del suo, che non ha nulla a che vedere però con la verità dei fatti, con lo sviluppo della storia. Allora, io non sono uno storico, ovvero sono uno storico dilettante, perché mi diletto di queste cose, ma ho trovato una messa e una massa di documenti tali che mi ha permesso di metter giù un libro provocazione, ma provocazione fino a un certo punto, che mi dice che gran parte delle cose che il nostro immaginario collettivo vede, partecipa, sono fasulle, non esistono, sono esattamente l'opposto di quello che invece è accaduto. E non solo per quanto riguarda gli indiani, riguarda gli indiani, ma in tanto in quanto riguarda loro, riguarda anche noi. E non solo noi, perché siamo buoni e comprendiamo le loro ragioni, no, perché le nostre sono le stesse ragioni che hanno mosso l'indiano, che lo hanno fatto partecipe di diventare un militante, che hanno stimolato la lotta, diciamo, la lotta armata che hanno prodotto nei confronti a difesa, la lotta di resistenza. Ecco, io ho trovato che ci sono enormi similitudini tra questa e quella storia.